Sesto, direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Vi ringrazio per essere qui, vi ringrazio soprattutto, ringrazio la professoressa Valentini, che ricordo perché ho lavorato con lei qualche anno fa, e per lei, non con lei, che è diverso. E sono molto contento e felice di ospitarvi, in questo prestigioso istituto, parlando della storia di un musicista, di un come si chiama? Di un intellettuale, veramente volevo dire che era un nostro frate qui in Monaco, che ha lavorato intensamente anche per la cultura dell'istituto, per dare spazio alla musica, all'arte all'interno dell'istituto, che poi successivamente è diventato la sede dell'arte ortopedica, perché qui è nata la storia dell'ortopedia moderna e continua ad essere ripetuta e reiterata nel corso degli anni. E quindi è molto simbolico, molto importante anche questo evento, perché consente anche all'istituto di essere conosciuto, perché come noi tenteremo di fare, di rendere visibile sempre di più il patrimonio strumentale dell'istituto, anche occasioni come queste ci consentono di farlo visitare, vedere non solo dalla cittadinanza ma anche da tutti i visitatori che intendono non solo visitare come istituto ortopedico ma anche come luogo d'arte, museo, speriamo che diventi il museo della città di Bologna sempre di più. Quindi se ci saranno altre occasioni in futuro, noi siamo molto disponibili, molto aperti per dare spazio, per far usare anche l'organo che è stato utilizzato anche da banchieri a suo tempo, che è stato un maestro di musica anche in questo senso, e ovviamente speriamo di poterlo sentire suonare con dei concerti molto belli che potranno essere organizzati dal conservatorio. Penso che questa sia un'attività che potremmo condividere anche con la donata fondazione, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, che ha tra i suoi obiettivi, tra i suoi mandati, quello di valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico dell'istituto, così da collaborare insieme magari nel creare nuove iniziative che abbiano questa finalità. Io vi auguro buon ascolto della musica e del racconto anche del contenuto di questo importante documento, manoscritto, libro che viene presentato oggi, e direi di salutare, purtroppo, e scusarmi per il fatto che non riesco a rimanere in un appuntamento con l'assessorato alla regione, perché è un periodo di chiusura dei bilanci, quindi stiamo andando a redigere la chiusura dell'anno 2022, che dopo il Covid non ci lascia molto sereni, e mi scuso molto, soprattutto con la professoressa, di non poter rimanere ad ascoltare e apprezzare tutta la serata, ma sarà per un'altra occasione. Grazie per essere qui. Chiamerei anche la vice direttrice del Conservatorio Martini, la professoressa Randuzzi, che sostituisce degnamente, naturalmente, il nostro direttore Aurelio Zarrelli, che purtroppo per motivi di salute non può essere presente. Grazie.
Buonasera a tutti, sono un po' colta di sorpresa perché ero venuta per godermi un bellissimo concerto e una magnifica conferenza dei miei cari amici, la professoressa Bettini e il professor Mignoni. Invece devo un pochino fare gli onori di casa, mi pare di capire. Bene, lo faccio molto volentieri però perché trovarsi in questa magnifica sala e pensare a belli ed edificanti che staremo per ascoltare, sia dal punto di vista musicologico, sia dal punto di vista artistico, naturalmente è un luogo così bello, non può che farci presagire momenti molto alti. Il Conservatorio ha l'onore di avere come presidente la professoressa Bentini, ha avuto l'onore, ancora ce l'ha, perché il professor Mignoni continua a collaborare con noi per progetti molto preziosi e quindi ha l'onore il Conservatorio di prendere parte insieme a questi studiosi così preziosi ad una sorta di riscoperta, di compendio di ciò che Banchieri ha fatto. Il Conservatorio partecipa anche con un'eccellenza che è il Dipartimento di Musica Antica. Negli ultimi anni il Dipartimento ha avuto uno sviluppo molto importante grazie alla professoressa Maria Luisa Baldassarre, che è entrata da qualche anno, fa parte del corpo docente, ha portato la ventata di sapienza, di arte che la contraddistingue. E quindi abitare questo luogo attraverso queste diverse espressioni del Conservatorio onora chi lo rappresenta. Speriamo effettivamente che questo possa diventare un appuntamento frequente, vale a dire che in luoghi così preziosi, così pieni di riferimenti artistici, si possa creare una continuità di relazioni feconde, così come il direttore generale dell'Istituto di Benico Rizzoli diceva poc'anzi. E quindi l'augurio è che questo sia effettivamente il primo di tanti appuntamenti che vedono protagonisti gli studiosi del Conservatorio, i musicisti del Conservatorio, in modo da ricreare quel circolo virtuoso che a Bologna lega tante istituzioni e tanti momenti di riflessione artistica. Non ho molto di più da dirvi se non augurarvi una bella serata, che senz'altro sarà tale, e dare la parola con gratitudine ai colleghi che ho di fianco a me, e gratitudine per il lavoro prezioso che hanno fatto e per quello che ci stanno per offrire. Buon ascolto. Grazie alla nostra vice direttrice che ci assiste sempre e grazie soprattutto al direttore generale che ha portato i suoi saluti e si è complimentato prima ancora di ascoltarci sia verbalmente che musicalmente, quindi noi lo ringraziamo a nostra volta. È vero, ci ha unito, diciamo così, un'acerba amicizia ancora negli anni 90 su fronti completamente diversi, ma questo rimane una storia fra me e lui, diciamo così. Vorrei contestualizzare, perché desidererei poi che sulla figura di Banchieri parlasse diffusamente di Mignoni, perché in effetti, come dire, l'artefice primario di questo volume è Piero, non sono io. C'è il Conservatorio, tutto naturalmente, in particolare con docenti e musicisti che hanno collaborato a stesure di saggi, ma anche di amici, musicologi, studiosi che hanno coadiuvato poi per la edizione di questo volume, ma il coordinamento generale scientifico nelle mani di Piero Mioli. Piero Mioli che è stato insegnante di musicologia in pensione, ma in verità in pensione non c'è andato perché da quando è andato in pensione continua a lavorare per il Conservatorio e nel Conservatorio sostanzialmente. Quindi è una figura, come dire, non solo duratura, mi auguro perenne, almeno fin tanto che ci sono io, ecco. Ma perché venire qui a San Michele in Bosco? Beh,
Certamente, perché Banchieri, frate olivetano, operò, visse, non sempre in verità, ma le sue radici sono le radici colonieri in San Michele in Bosco, le primitive e le finali, diciamo così. Tentiamo di contestualizzare anche il momento in cui Banchieri si esprime in maniera, come dire, molto diretta, molto audace anche, sia dal punto di vista dell'erudizione letteraria che da quella musicale. Comincia naturalmente alla fine del Cinquecento, e alla fine del Cinquecento sapete bene che questo enorme complesso è in via di ristrutturazione, soprattutto per quello che riguarda tutti quei complessi che si trovano ai lati dei due chiostri. Chiostro grande, Fiorini naturalmente l'architetto, ma anche il chiostro piccolo, cioè il chiostro ottagonale, quello che diventa il chiostro ottagonale. Ed è ancora nel Cinquecento che Banchieri, grande didatta, grande insegnante, in qualche modo un antesignano di padre Martini, posso dire, questa è un'altra delle ragioni per cui Martini dedica questo libro a Adriano Banchieri. Lui conosce sicuramente il giovane Guido Reni, perché Guido Reni lascia qui una pala straordinaria, che è la pala di Sant'Eustachio, non è più qui, si trova a Palazzo Pallavicini a Genova, e quindi lui, come dire, è a contatto con la più giovane generazione di artisti che diventeranno poi artisti a livello nazionale e internazionale. Ma nel 1604 sapete che le carte ci dicono bene che si stanno erigendo i ponteggi per la squadra degli pittori bolognesi, che è la squadra di Ludovico Carracci. E c'è questo connubio indiscusso, diciamo così, con questa grande bottega per una impresa che è un'impresa che segue di pochi anni quella che è la primitiva impresa di tutti i carracceschi di prima generazione, che è quella di San Colombano. Quindi questo è un cantiere straordinario dal punto di vista architettonico, dal punto di vista pittorico, perché questa è una grande impresa di storia, certamente una storia che si rifà a che cosa? Alle storie di San Benedetto, sono quelle, no, che tengono banco, ma è una storia che rifluisce però da dei versanti che non sono quelli accademici o tardomanieristici, ma sono già quelli di una verità di pittura già sperimentata su altri fronti. Dunque Banchieri è vicino agli artisti migliori della città, con i quali sicuramente ha degli stretti rapporti di amicizia, ma anche rapporti in qualche modo di reciproca contaminazione, per usare una parola, diciamo così, che oggi si usa molto. Qui quindi è una fucina pittorica, ma è una fucina soprattutto musicale, sia dal punto di vista della didattica. Qui c'è una scuola che non possiamo ancora chiamare conservatorio, ma qui i giovani, e non soltanto i monaci, c'è anche la scuola degli laici, era tenuta da Banchieri, che avrà delle vicende poi molto movimentate, ha una vita dinamica, non sta solo a Bologna, perché va in Toscana, va a Milano, va a Venezia, poi Piero qui sicuramente ne sa più di me da questo punto di vista, quindi è un uomo, diciamo così, che conosce moltissimo. Ma è una figura straordinaria, sicuramente per l'epoca, che rientra dentro una sorta, uso un termine che piaceva molto al mio maestro d'Arcangela, ha un tramando culturale bolognese ben preciso. È una figura che Vasari avrebbe definito bizzarra, avrebbe definita così. Perché? Perché è un intellettuale, è sicuramente un erudito, ma è un erudito sui generis. È un fondatore di accademie, ne fonda una qui, che sarà rifondata poi dall'amico Giacobbi a casa dell'Accademia Musicale, ma si intrattiene anche con le accademie invece di tipo poetico e letterario, diciamo così. Ma indifferentemente produce madrigali, produce musica sacra, produce addirittura commedie e scrive tanto in italiano quanto in dialetto. È una cosa un po' eccezionale, è un personaggio particolare.
che lo si metta in sintonia, lui stesso si mette in sintonia con Giulio Cesare Croce. La questione di Cacassenno è una questione che riguarda eminentemente Banchieri. Ho detto tramando perché anche il titolo stesso della pubblicazione, dissonante e operoso, fuori avete visto che l'editore Pendragon mette a disposizione le copie di chi volesse comprare, diciamo così, questo libro. Beh, questa parola dissonante fu usata una ventina d'anni fa per un altro grande personaggio bolognese, anch'esso bizzarro, cioè con quel tanto, diciamo così, di rotondità popolare, tra virgolette, che non si trova sempre, diciamo così, nella cultura bolognese. Parlo di Amico Spertini, una vicepratrice del catalogo e della mostra con noi, che credo possa concordare su questo. Anche quello è uno spirito bizzarro. Allora era un anti-rinascimento e qui in qualche modo, se vogliamo dire, è un anticlassico per tanti versi, assolutamente. Ecco, quindi c'è questa forte impronta, no, della cultura bolognese in un personaggio che vive sicuramente delle situazioni in un tempo dinamico molto diverse, perché andiamo al papato di Gregorio XIII, andiamo a Clemente VIII, dove ne succedono tutti i colori, ma è un momento in cui qui si radicalizza la prima cultura scientifica, ma non cito il calendario, lo sappiamo un po' tutti, insomma, fino a e oltre anche Clemente VIII, con la comparsa di due enormi personaggi che, anche se non sono strettamente coevi a Banchieri, però sicuramente su Banchieri hanno una fortissima impronta. Parlo da un lato naturalmente di Frescobaldi, ferrarese, ma operante evidentemente a Roma, che però è chiamato perché è il maggiore organista dell'epoca, e di Monteverde, che invece era addirittura affiliato a una delle accademie di Banchieri. Ecco allora perché San Michele in Bosco, perché effettivamente questi, come dire, sono gli spazi che questa persona ha percorso nella sua vita, certamente saranno stati apparentemente diversi, ma non certamente questa salva, che è salva vasariana, che conteneva le tre famose tavole di Giorgio Vasari, che alle pareti ci sono ancora i fregi con, diciamo, le proprietà, i monasteri bolivetani. Poi c'è un'altra cosa che volevo dire. Il libro non è un libro isolato, è una sorta di monografia. Una monografia però un po' particolare, non strettamente individualistica del nostro soggetto Banchieri, ma è una monografia che vuole contestualizzare il personaggio anche nella cultura bolognese del tempo. Questa è una formula che il conservatorio nelle edizioni passate dedicate naturalmente ad altri personaggi, adesso lo cito naturalmente pubblicazioni dello stesso professor Mioli, Verdi Moser, Verdi Moser, ma soprattutto Rossini, con cui abbiamo lavorato insieme, abbiamo dato più o meno, diciamo così, lo stesso taglio. C'è il protagonista, quindi ci sono i saggi che lo riguardano in maniera stretta, nella variegata poi produzione naturalmente di questo autore, ogni saggio è affidato a uno specialista, ma c'è anche la città. Ecco, l'idea che sia protagonista anche la città e non solamente l'autore. Mancava questa monografia. Bibliografia ce n'era, non c'è dubbio, però era abbastanza sparsa, ma c'era però gli studi naturalmente di Giuseppe Vecchi, quelli sono, come dire, una base indispensabile, io credo, per chiunque voglia affrontare tutto il tema della musica antica e soprattutto della musica fra 5 e 600. Ma c'era una edizione delle composizioni, diciamo, di Banchieri, curata dall'allora bibliotecario Oscar Mischiati, e anche questo, come dire, è un punto fermo. Il punto fermo però è stato ripreso nella nostra monografia, e quindi anche quello fa parte integrante del nostro testo. Questo per dire che è stata un'opera meditata che però appartiene a un disegno che noi vorremmo proseguire nel tempo, se naturalmente è
permetterà e le condizioni lo potranno consentire di continuare a produrre imprese editoriali di questo tipo, che sono indubbiamente specialistiche, ma che hanno anche uno sguardo a un panorama più vasto che quello della città di Bologna. Hanno partecipato a questo volume molti studiosi, io non ne cito nessuno per non fare brutte figure di non citare. Ci sono insegnanti nostri ai quali noi siamo particolarmente affezionati, ci sono amici esterni, il professor Miolico sarà più ampio di me in tutto questo, ma c'è anche una partecipazione corale del nostro conservatorio. Credo che questo volume sia anche frutto di uno sguardo molto benevolo da parte di tutto il corpo docente, e stasera voi toccherete con mano, fra l'altro, proprio attraverso questo concerto, che è il concerto ideato e coordinato dalla professoressa Maria Luisa Baldassarri, quanto anche la musica antica sia, diciamo così, nel cuore, oltre che negli insegnamenti didattici del nostro conservatorio. Cito per tutti Beatrice Serpieri, che non è un'autrice, ma che è sempre l'autrice delle nostre copertine. Questo lo dico perché le nostre copertine hanno sempre molto successo, la prima naturalmente quella rossiniana, questa è l'ultima, ma di mezzo c'è anche il nostro volume che abbiamo, dunque è uscito l'anno scorso, dedicato ai maestri del Novecento, che si chiama MMM, un acronimo per dire maestri di musica albertini. Chi sono? Sono tutte quelle grandi figure di musicisti, di compositori, di esecutori che hanno studiato, lavorato e diretto il Conservatorio Martini dalla fine dell'Ottocento, diciamo fino alla Seconda Guerra Mondiale. Non siamo andati su quelli viventi perché non ci sembrava il caso. Questo per dire appunto che non è un volume isolato, però un volume proprio specifico su queste cose. Noi speriamo che possa avere, come dire, una fortuna editoriale come è stata quella dei due volumi precedenti, ma che soprattutto possa piacere anche ad un pubblico vasto che sarà chiamato anche ad ascoltare nei mesi prossimi, diciamo nel 23, quindi nell'inverno e nella primavera prossimi, musiche di banchieri. Stasera ne sentiremo un assaggio, ma è chiaro che una delle nostre idee importanti sarà quella di fare eseguire nell'organo ancora oggi esiste in San Michele di Bosco, che è un organo del primo quarto del 1500, se non erro, sul quale suonò Banchieri, un grande concerto che lì per dare l'idea, diciamo così, di quella che doveva essere una tenuta concertistica dell'epoca. Lo dico perché questo progetto appartiene proprio alla programmazione didattica che il Conservatorio si è dato, che è biennale. Quest'anno si pubblica, l'anno prossimo soprattutto si suona, ma il fatto che si suona vuol dire che si prepara il conservatorio e quindi i nostri giovani allievi, giovani o meno giovani che siano, ad accostarsi a questa musica antica che secondo me ha tanto di moderno, proprio perché ha una dinamica di impostazione, una gamma, diciamo così, espressiva, che è veramente molto molto larga. Io mi fermo qui, volevo ringraziare anche le amiche dello IOR che hanno assistito, che hanno, come dire, consentito questa organizzazione. Ne cito una per tutte, l'amica Patrizia Tomba, che effettivamente ci ha assistito moltissimo con questo nostro incontro qui. Non so, siamo stati un po' pionieristici nel fare una cosa di questo genere, speriamo che possa essere accolta bene dal pubblico e che possa essere anche ripetuta per il futuro. Prima dunque della musica stessa, sarebbe bene che vi parlassi un po' del libro, ovviamente, ma un po' anche di Banchieri, nel senso che se abbiamo prodotto libri su Mozart, Verdi, Wagner, Rossini, potevamo anche dare per scontata una nozione del singolo personaggio. Banchieri, anche negli esami di università o di conservatorio, come domanda potrebbe essere un po' difficilina. È un autore che va
inserito in un momento speciale, basta dire che lui nasce a Bologna nel 1568, un anno dopo Monteverde nasce a Cremona naturalmente, però erano amici ovviamente, Monteverde venne spesso a Bologna, aveva un figlio, due figli maschi Monteverde, uno che faceva il prete e uno che faceva medicina, studiava medicina proprio qua a Bologna. Abbiamo delle lettere divertenti di Monteverde che dice: sì, mio figlio studia a Bologna, ma non fate affidare questi giovanotti che bazzicano per la città, e si rivolse ad alcuni prelati perché venisse ospitato il ragazzo in un collegio che lo custodisse per bene. Questi grandi personaggi hanno anche delle sfumature umane molto, molto simpatiche. Ovviamente anche i figli, quindi il discorso finisce subito. Però citare un grande coetaneo come Monteverde aiuta. Perché? Perché Monteverde è un gigante, il banchiere non è un gigante dal punto di vista strettamente musicale, però essendo coetanei possiamo anche porci delle domande, per esempio sulla loro fortuna, al di là del valore, perché Monteverde ha continuato a esistere e il banchiere mica tanto. E la ragione è semplicissima, perché Monteverde, che come uomo era piuttosto timido, piuttosto introverso, era molto più libero, più estroverso, più simpatico banchiere, Monteverdi ebbe il coraggio di comporre melodrammi. Banchiere, il melodramma era il genere nascente, il genere della nuova fortuna, il genere del futuro. Chi nel primo 600 in tutta Italia, in particolare a Firenze ma anche altrove, Roma, Venezia, Bologna, chi componeva melodrammi aveva il futuro davanti a sé, chi non componeva melodrammi assolutamente no. Banchiere va inteso come ultimo rappresentante di un grande Cinquecento, di un grande Rinascimento, di un grande manierismo, se vogliamo, o dei caratteri che in pochi secondi proverò a delineare, ma era quasi destinato a scomparire dalla fortuna. Una ragione in più per cui noi, non tanto tempo fa, abbiamo deciso di lavorare attorno a questo personaggio. Il libro si compone di tre parti, la terza parte è già stata illustrata da Iadra Bentini, che ha messo l'accento sulla cornice di Bologna, quindi la letteratura, la pittura, la cultura in genere. Pensate che quando abbiamo lavorato su Mozart e Verdi e Wagner e Rossini abbiamo studiato anche i salotti bolognesi, l'editoria bolognese, figure di santi addirittura, di librai, abbiamo studiato tutto il possibile attorno a queste figure, con banchieri e salutari un po' più riservati, un po' più tenui, anche perché c'era da lavorare su tutto il resto. La parte mediana del libro, quella che riguarda, non dico tutte le opere, perché banchieri ne ha scritte tante, ma le opere che sono più originali, la parte mediana consta di un certo numero di capitoli relativi a opere che adesso purtroppo siamo poco propensi a riconoscere, però i dischi ci sono, qualcosa c'è: La pazzia senile, La prudenza giovanile, Lo zabaglione musicale, l'estetica dell'asino in particolare. Lui fece questa cosa non inventandosela, copiando per così dire un grande suo antecedente modenese che era Orazio Vecchi, prese delle brevi commedie, immaginatevi una commediola tipo Goldoni, un secolo dopo si intende Goldoni, con personaggi che sono di solito il vecchio avaro, la cortigiana, il giovanotto innamorato, il servo furbo, la donna scaltra, la donna timida e così via. Immaginatevi una commedia di 20 interventi di questo tipo, ciascuno dice la cosa sua. Se fosse una commedia, tutto ciò sarebbe recitato, inscenato, e sarebbe appunto una commedia alla Goldoni. Se fosse un'opera, ogni intervento sarebbe naturalmente cantato in stile manonico, come si fa nelle opere. Capiremo subito il singolo personaggio dal fatto che canta in monodia, ma anche dal fatto che tutto ciò era messo in scena, quindi vediamo il personaggio con i costumi e così via. Lui lavora su un genere di cui abbiamo ancora poca notizia dal punto di vista strettamente definitorio,
che fa sì che i singoli interventi della cortigiana, del vecchio brontolone, dell'innamorato, del servo scalpo e così via, siano cantati non in monodia come ci aspetteremo, ma in polifonia, a volte tre voci, a volte cinque voci. Quindi cosa canta la Lauretta, per esempio, quando vediamo il testo e vediamo la soprattutto, sono innamorata, eccetera, eccetera. Quando ascoltiamo siamo un po' spiazzati, perché le parole della Lauretta sono cantate o da tre o da cinque voci. Idem con Pantalone, con tutti gli altri personaggi. Questo genere è stato chiamato madrigale drammatico, parola orribilante, però dobbiamo conservare, c'erano anche altre forme, commedia armonica, la parola commedia armonica funzionava molto di più. È qualche cosa che sta a metà fra la grandissima fortuna del madrigale cinquecentesco, purtroppo oggi non ce ne abbiamo conto. Nel Cinquecento pubblicarono 60.000 madrigali, pubblicarono, e quindi chissà quanti furono non pubblicati, rimasero nelle basi. Era un genere di una fortuna inaudita che tracolla verso il 1620, quando c'è una importantissima crisi economica che comporta il fatto che la carta costi tanto. Intorno al 20 il madrigale tracolla, però nasce l'opera e nasce con la possibilità di essere stampata qualora ci sia un principe mecenate che sborsa i soldini, e se no no, tutto o quasi tutto il melodramma del 600 rimane manoscritto, quindi perduto perché non viene stampato. Ecco, tra il madrigale da camera e l'opera, come sapete, che abbiamo provato a delinearvi, sta in mezzo questo madrigale drammatico, commedia armonica di Orazio Vecchi da Modena e di Adriano Martiri da Bologna, che appunto lavorano in un contesto bello, nuovo, interessante, ma perdente la famosa frase che la storia la fanno i vincitori, i vincenti. Il melodramma doveva vincere e in qualche modo ha eclissato questa forma che si è praticamente fermata. La parte mediana del libro, affidata a diversi studiosi, tutti specialisti di questo settore, riguarda le singole commedie armoniche. E io ho chiesto dichiaratamente agli autori: siate bravi, lo so che siete bravi, ma siate anche chiari e comunicativi. Siccome queste commedie constano di vari interventi, io voglio gli elenchi, 1, 2, 3, 4, qui canta il tale, qui parla il tale, qui parla il talato, qui parla il talato, con il tipo di voce, con tanti particolari per cui chi ascolta possa riconoscere e ravvisare. Questa è la parte mediana del libro. La prima era un graduale avvicinamento, come si diceva pochi minuti fa. L'ex bibliotecario del conservatorio, Oscar Mischiati, aveva elaborato questo catalogo difficile, sapete, perché banchieri era un simpatico pasticcione. Guardate che dissonante, operoso, sono formule che lui adoperava, quindi le ho prese dalle sue opere, però che nascondono anche da parte nostra un certo tasso di ironia. Scriveva cose e le riscriveva e le ripubblicava e cambiava il titolo, le toglieva l'articolo, aggiungeva l'articolo, toglieva una doppia, cambiava il numero di voci, togliava. Costruire il catalogo di banchieri era un'impresa. Per fortuna Mischiati l'aveva fatto e l'aveva stampato in un annuario del conservatorio del 1971. Non l'abbiamo ripreso, l'abbiamo leggerissimamente, grazie al dottor Gianmario Verizzi dell'Università di Bologna, leggermente aggiustato, ma non è giusta la parola, l'abbiamo leggermente aggiornato, ed è un catalogo che chiude, comincia a chiudere il libro dopo averlo aperto con una biografia, una breve biografia, che vi ho anche manipolato, mi dispiace che Mischiati sia mancato, ma se ci fosse mi scriverebbe, ricordo il suo testo. Sapete cosa faceva Mischiati? Proprio l'indol del bibliotecario, scriveva due pagine dove voi vedete che ci sono qua 5 righe e qua 10 righe e poi ci sono 80 note. Io come insegnante, come storico, non approvo queste scelte. Siccome le note sono spesso importanti, io ho prelevato il frutto della nota, l'ho inserito nel
lassù. In nota ho lasciato del riferimento, anno, libro, tale, pagina e così via, in modo che chi legge possa davvero leggere e godersi tutto, se poi ha la voglia di andare a guardare il particolare bibliografico lo può fare. Però così la vita è bella leggibile, senza quel rischio di cascare nelle note divine lì in fondo. Ed è uno dei modi per avvicinare banchieri, perché poi ci sono gli altri semplici interventi. Si diceva pochi minuti fa che questa figura è di una ricchezza e complessità incredibile, di un eclettismo inaudito. Le famose commedie, per esempio, ha scritto un lungo e dotto trattato sulla, per carità, dialetto bolognese, sulla lingua bolognese. Tutti lo sapevamo che c'era questo trattato, Trattatello. Chi l'ha guardato, l'ha guardato. Chi non l'ha guardato, non l'ha guardato. Un nostro studioso, che peraltro è presente in sala, l'ha studiato con una profondità assolutamente encomiabile. Un testo che farà testo per lungo tempo. Si sapeva che c'era questo lavoro dei banchieri, finalmente abbiamo messo la parola fine. Le lettere armoniche, quante lettere ha scritto? Per fortuna il mio professore Giuseppe Vecchi, citato poco fa, pubblicò presso Forni tutte queste lettere armoniche di banchieri, che sono anche divertenti. Sono lettere di auguri, lo faceva gli auguri di Natale a tutti i colleghi, a tutti gli arcivescovi, a tutti i cardinali, a tutti i pezzi grossi, e quindi sono anche di attualità allora, come dire, però ci sono altre più interessanti, più importanti, più profonde. Erano state queste lettere ripubblicate anastaticamente, sapete cosa vuol dire, in fotografia di quell'antica edizione del 1628, no? Una nostra collega su mio input l'ha studiato questo libro e ha fatto delle raccolte, tutte le lettere scritte a picco pallino, le lettere ricevute da quell'altro, un lavoro che non c'era. Finisco brevemente dicendo che quando si costruiscono libri del genere, di solito, o comunque abbastanza, succede un qualche cosa che non approvo e che consiste in questo. Il curatore o i curatori hanno un parterre di conoscenti, ma conoscenti di valore, di studiosi, si intende, e ci si mette in contatto con loro, 10, 12, 20, in questo caso sono 20, facciamo un lavoro su banchieri, tu cosa mi faresti? E tu cosa mi faresti? E loro dicono quello che intenderebbero fare e si accetta un po' a scatola chiusa il loro pensiero. Noi siamo stati simpaticamente un po' dispotici, nel senso che abbiamo costruito noi prima l'indice, noi volevamo costruire un libro che tanto non c'è nella cultura italiana, ma un libro abbastanza completo su banchieri. Gli argomenti sono questi, per noi tu potresti fare questo, tu potresti fare quest'altro, qualcuno ha avuto l'arco, qualcuno è venuto meno purtroppo in corso d'opera, ma nel complesso siamo soddisfatti, perché gli stessi collaboratori poi sono, devo dire, mi hanno ringraziato qua indegnamente, io ho soltanto concepito questo lavoro e li ho un po' terraneggiati, il valore del libro è ovviamente tutto loro. Quindi siamo fieri di aver prodotto questo ennesimo lavoro su un autore che si conosceva poco, con Rossini eravamo più tranquilli, con Thomas Tartaglia, Verdi, Wagner, contemporanei, però con banchieri il discorso era diverso e noi ci ripromettiamo di mandare questo libro, posso dire in tutto il mondo comunque, dove immaginiamo che possa fare una bella fine nelle biblioteche e presso gli studiosi. C'è uno studioso tedesco che ha scritto un libro su banchieri, una bella noia, capite, però credo che sia evidente, quindi glielo manderemo. Bene, io vi ringrazio per averci ascoltato, credo che sia ora di ascoltare la musica vera e non la musica chiacchierata. Grazie Piero. Prima di passare alla parte musicale, sicuramente la più seducente, con gli allievi e la professoressa Maria Luisa Baltasarri,
per sentire le note di questo dissonante, però di questo bello spirito, direi, non ci credo, è un bello spirito, vi volevo solo far notare, avrete notato per forza, che dietro di me sullo schermo sono passate delle immagini, gran parte delle quali penso le conosciate già. Sono immagini che riproducono una parte puramente parziale, diciamo così, di quella che è stata la produzione pittorica dedicata alla musica e ai musicisti. Intenzionale? Questa è la grande domanda che si fanno tutti gli storici. Un'intenzionalità di base sicuramente c'è. Documentaristica? Sì, è molto probabile, almeno in certi casi io nel mio saggio ho cercato di capire fino a che punto questa intenzionalità documentaristica ci fosse. In verità, come dire, ci sono molte assonanze poetiche evocative fra le due arti, insomma, musica e pittura. Ma per dire che i pittori bolognesi, questi sono tutti pittori bolognesi, a cominciare dai Carracci, che frequentarono sia a Parma che a Bologna che a Roma le accademie e i grandi musicisti, e poi per finire naturalmente a Domenichino e a Reni, erano tutti pratici della musica. Praticavano la musica, questa era una città che aveva una produzione anche di strumentistica, i maestri liutari erano centinaia in questa città, quindi aveva un mercato, una produzione enorme, accademie ovunque, i dilettanti si contavano a migliaia e qualunque pittore, almeno stando a Malvasia, sapeva suonare qualcosa, non c'era alcun dubbio. Una piccola nota a margine di quello che diceva Piero a proposito del sapere e di questa messa in campo del dialetto bolognese parificato per nobiltà alla lingua, diciamo, letteraria, una notazione che forse qualcuno sa già, una delle composizioni più simpatiche di Banchieri, che è dedicata a Guido Reni, che lui ovviamente amava moltissimo, è scritta in dialetto. È citata, ma io credo, dopo averla letta, che nessuno di quelli che l'ha citata l'ha letta veramente. È una lettera cortissima che si riferisce a una delle opere forse più note di Reni, non fatta qui a Bologna, che è Il ratto di Elena, opera che poi andò a finire in Francia e vede le avventure e disavventure. Ebbene, vi assicuro che quelle due paginette scritte in dialetto sono eccezionali, perché dietro, diciamo così, un'apparente descrizione ironica dell'arte di Reni c'è invece la più grande considerazione che si possa avere di un poeta. Quindi, come dire, il lessico, il gergo dialettale vanno benissimo anche per l'alta poesia. Sì. Io vi ringrazio tutti dell'attenzione, della presenza, e noi ci dileguiamo, ci mettiamo fra il pubblico e quindi chiamo qui la professoressa Maria Luisa Battestani.
con